visto che c'è tanto spazio tra la Meloni e lo Schlein, che messaggio darebbe a Renzi e a Calenda? Loro sono leader di altre due forze, facciano la loro forza. No. Io non voglio mai parlare male degli altri o bene degli altri, cerco di farmi un esame di coscienza e dire quello che posso fare io con tutta la classe dirigente di Forza Italia per dare delle risposte concrete ai cittadini. Ognuno fa la sua corsa, poi in democrazia sono i cittadini che decidono. Calenda ha deciso di sostenere lo stesso Italia Viva, di sostenere il nostro candidato a Presidente della Regione, questo dimostra che i presidenti di Forza Italia, mi auguro che la stessa cosa possa accadere anche in Piemonte, dimostra che i candidati presidenti di Forza Italia che hanno ben governato sono in grado di aggregare consensi anche al di là del consenso politico del centrodestra. Quindi il buon governo di Forza Italia è in grado di aggregare a livello amministrativo altre forze, non sono accordi politici nazionali ma sono accordi locali che però dimostrano che i nostri presidenti governano bene e quindi risolvono i problemi del territorio. Berlusconi è morto, mi pare che anche da quello che dice la magistratura a Palermo non ci siano da questo punto di vista. Io mi auguro che non ci sia nessun accanimento, perché ormai quello che doveva pagare Dell'Utri ha pagato, pur continuando a ritenere io che non abbia nulla a che vedere con la malavita, però sono anche roba vecchia, non c'è nessuna prova, mi sembra che ci sia anche il tentativo sempre di ritirare in ballo Berlusconi, sono cose che veramente lasciano il tempo che trovano, ci sono cose molto più attuali da seguire, la lotta alla criminalità deve essere condotta senza tregua in tutto il paese, senza guardare in faccia a nessuno, squarciando tutti i veli che devono essere squarciati, chi non ha commesso errori, non è colluso, non ha comunque chiuso gli occhi, non deve avere paura di nulla, ecco perché io credo che abbia fatto bene il ministro Piantedosi a formare una squadra che andrà a controllare quello che è successo nel comune di Bari. Sono garantista, non punto l'indice contro nessuno, però bisogna sempre accertare la verità. Non è questione secondo me che riguarda la persona del sindaco, però qualche cosa di strano c'è soprattutto nell'azienda dei trasporti. Lì bisogna veramente accendere i riflettori, ma ripeto, io sono garantista, cioè 130 arresti in una città non sono poca cosa, però è giusto accertare senza colpevolizzare nessuno. L'accesso agli atti è un atto di trasparenza, non è un atto d'accusa.